Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Partiamo subito con i dati dell'emergenza coronavirus. Siamo in attesa di quelli aggiornati alle ultimissime ore, ma quelli di sabato dicono che a Ferrara ci sono due nuovi casi positivi al Covid, entrambi con sintomi, su un totale di 715 tamponi effettuati. E i positivi, si tratta di una persona residente a Iolanda e una tresignana. Per quanto concerne i ricoveri, ancora due i pazienti in queste ore ricoverati all'ospedale Sant'Anna di Ferrara a Cona, entrambi positivi al Covid, una donna di Ferrara e l'altra di Iolanda. In regione Emilia-Romagna ci sono 167 nuovi casi di coronavirus, di cui 75 senza sintomi. E ovviamente questi sono i dati riferiti a sabato, ma stiamo attendendo a breve quelli aggiornati a oggi. Ma nel frattempo torniamo adesso a parlare di quello che sta avvenendo in città. Ieri è partito il Festival di Internazionale. Benvenuti a Ferrara e buongiorno mondo. Così l'assessore comunale alla cultura Marco Gulinelli ha esordito nel suo saluto inaugurale al pubblico del Festival di Internazionale. Ieri Gulinelli, sul palco con Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale, ha sottolineato l'importanza di aver confermato un appuntamento tradizionale per la città in un anno difficile. Questo è un anno zero, ha detto Gulinelli. Infatti, l'edizione di Internazionale 2020 durerà un anno circa con una formula rinnovata, 7 i weekend da ottobre a maggio per un festival ponte che guarda al 2021. Il primo appuntamento di Internazionale finisce oggi per poi dare appuntamento alle prossime iniziative. E adesso però passiamo alla cronaca, perché sono stati diversi gli interventi dei carabinieri la scorsa notte. Uno a Comacchio, all'altezza di Porto Garibaldi, dove è stato divelto la colonnina del self-service in un distributore di benzina. Verso le 3 di questa notte, quattro persone col volto coperto hanno assaltato appunto il distributore Q8 vicino al centro commerciale Le Valli. I ladri, per sradicare il self-service, hanno usato un escavatore rubato poco prima in un deposito di una cooperativa vicina. Poi sono così intervenuti i carabinieri di Comacchio per avviare le indagini. Sono sulle tracce dei malviventi, non si sa quanto siano riusciti ad asportare, ma il provento, diciamo, questo denaro è coperto da assicurazione. Sempre ieri notte alle 2, nella distante Fiscaglia, i carabinieri sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco per l'incendio di un fienile in un casolare abbandonato. Le fiamme si sono propagate poi a tutto l'immobile abbandonato, praticamente provocando gravi danni alla struttura col crollo parziale del tetto, e sono in corso accertamenti per capire se si tratta di un incendio doloso. E abbiamo fatto un po' l'excursus di tutto quello che è accaduto nelle ultime ore a Ferrara. Ovviamente c'è stato anche lo sport, la SPAL col pareggio ieri con il Cosenza. Ieri i biancoazzurri erano andati in vantaggio al 48esimo con Salamon. Poi il pareggio dei calabresi è arrivato a pochi secondi dalla fine, nei minuti di recupero. Sentiamo il commento di Alessandro Sovrani. Sono tramontate al quarto minuto di recupero le speranze della SPAL di conquistare la prima vittoria stagionale. Partiamo proprio dall'epilogo del match angolo per la formazione calabrese, palla che viene respinta dalla retroguardia spallina, tutta a protezione del vantaggio. Il pallone arriva a Baez, traversone dalla destra, sbuca sul fronte opposto completamente libero Tiritiello, che era entrato pochi secondi prima in sostituzione di Ingrosso. Conclusione al volo, nulla da fare per Berisha. Una SPAL che era passata in vantaggio al terzo minuto del primo tempo con un bel colpo di testa di Salomon, diremo tra i migliori nelle file della formazione ferrarese, su angolo calciato dalla destra da Salvatore Esposito, schierato un po' a sorpresa, così come il fratello Sebastiano da Pasquale Marino, oggi in tribuna a causa della squalifica giunta in seguito all'espulsione di Monza. Il Cosenza poi ha cercato
cercato di reagire e ha creato in più circostanze e presupposti per trovare la rete di quello che sarebbe stato poi il meritato pareggio, perché ha avuto almeno tre limpide opportunità per rimettere in precedenza le sorti del match in equilibrio con conclusioni di Litteri e di Sciaudone. Una Spal che aveva mantenuto più a lungo rispetto agli avversari iniziativa, soprattutto nel primo tempo, grazie al buon approccio di D'Alessandro sulla sinistra, che però con il passare dei minuti è calato, tant'è che nel corso della ripresa è stato poi sostituito da Strefezza. Però il ritmo imposto alla gara da parte della formazione ferrarese non era tale da poter mettere veramente in difficoltà gli uomini di Occhiuzzi, che aveva schierato i suoi con un 3-4-1-2 con Carretta che nella tre quarti campo spallina in alcune circostanze aveva creato indubbiamente qualche grattacapo alla squadra di casa. Primo tempo che si era chiuso sul risultato di 0-0 con pochissime occasioni da segnalare al 25esimo un pericolosissimo angolo di Carretta con la respinta grazie a un gran intervento del solito Berisha, che tutti si augurano nelle prossime ore di mercato quelle conclusive non trovi un'allettante offerta lontana da Ferrara, mentre al 34esimo c'era stato un bel diagonale di Sebastiano Esposito fuori di poco, Sebastiano Esposito che ad un certo punto ha iniziato a giostrare oltre che sul fronte esclusivamente offensivo anche a cercare palloni nella tre quarti campo avversaria al fianco di un Paloschi che è parso ben poca cosa, che tra l'altro proprio a pochi secondi dalla conclusione del match l'ex attaccante del Atalanta ha clamorosamente voluto cercare la soluzione personale quando in 2-1 avrei avuto la possibilità di liberare completamente indisturbato solo davanti al portiere avversario Strefezza. Spal che si è lamentata nel primo tempo anche per un contatto tra Bittanti e Dickman sul quale il signor Robilotta ha ritenuto di sorvolare. Come detto poi il vantaggio ad inizio della ripresa in seguito ad un calcio d'angolo maturato dopo una doppia conclusione prima di D'Alessandro e poi di Dickman con due ottimi interventi del portiere Falcone, ma poi la reazione del Cosenza e l'errore difensivo, lo sottolineiamo, sulla fascia della zona sinistra del reparto arretrato dove è arrivato il gol di Tiritiello e già in un paio di circostanze in precedenza proprio in questa zona del settore difensivo della Spal dove nel frattempo era entrato anche Sala qualcosa non è parso registrato al meglio. Ora si attendono gli ultimi movimenti di mercato, certo che anche vista all'opera la Spal oggi sarebbe necessario inserire un centrocampista con più dinamismo e più fantasia rispetto ai passati elementi sui quali può oggi fare affidamento Pasquale Marino e poi si è avuta la conferma che serve una punta, anche perché se Paloschi è quello visto oggi c'è comunque una parziale giustificazione derivata dal fatto che l'attaccante si è allenato pochissimo in questa fase iniziale della stagione, certamente considerando anche gli infortuni di Floccheri e di Francesco, giocatori che proprio per loro caratteristiche purtroppo costantemente sono alle prese con queste difficoltà fisiche, dicevamo appare indispensabile l'ingaggio di un attaccante. A Giorgio Zamone e anche alla società che dovrebbe poter anche dare un proprio contributo economico il compito di risolvere questo problema entro domani sera alle ore 20 quando definitivamente sarà abbassata la saracinesca della campagna acquisti e cessioni. Torniamo adesso alla cronaca e all'economia, sono partiti gli indennizzi agli azzerati ex Carife, sentiamo. Come molti sanno, fino al 18 giugno siamo stati tutti impegnati a presentare la domanda di indennizzo riconosciuta dalla legge ad un fondo, il cosiddetto FIR, Fondo Indennizzo Risparmiatori. E la domanda è stata presentata, poi l'estate e dal 18 giugno ad oggi il silenzio, non sappiamo nulla. Ora qualcosa si sta muovendo. Infatti proprio ieri, 1 ottobre, il sottosegretario al Tesoro Alessio Villarosa ha fatto un comunicato ufficiale e ha detto che da oggi, 2 ottobre, parte il meccanismo dei bonifici a ciascun risparmiatore. Naturalmente non cantiamo vittoria perché questo meccanismo sarà lungo e richiederà tempo ancora.
Di quanti indennizzi stiamo parlando? Ricordiamo che erano circa 32.000 i ferraresi coinvolti nella vicenda Carife. Esatto, la vicenda Carife è una vicenda di vaste proporzioni. E ancora ci manca il numero ufficiale, non sappiamo quanti sono i risparmiatori che hanno fatto questa domanda al fondo, però da fonti dello stesso fondo ci dicono che è un numero tra i 15.000 e i 20.000, quindi 20.000 famiglie che hanno fatto domanda e aspettano di ricevere una somma nel loro conto bancario, nel loro IBAN. Da oggi questo meccanismo finalmente, che ha richiesto battaglie e fatiche di anni, ha inizio. Diciamo, la notizia che ci dà meno soddisfazione è che il meccanismo dei bonifici sarà in due momenti. Ci sarà un primo bonifico parziale del 40%. Esempio, se io devo avere un indennizzo di 1.000 euro, avrò un primo bonifico di 400 euro. Poi seguirà più avanti, quando il fondo avrà completato il calcolo di tutte le persone che ha richiesto l'indennizzo, quindi più avanti ci sarà un secondo bonifico dei, esempio, 600 euro rimanenti. La norma degli indennizzi prevede l'indennizzo del 30% della spesa per l'acquisto del titolo. Il 40% del 30% arriverà quindi già in queste ore, anche se ad alcuni risparmiatori il FIR in queste settimane sta chiedendo di inviare documenti mancanti all'atto della presentazione della domanda del rimborso e quindi ad integrazione della pratica. Attenzione alla posta elettronica e aggiungerei attenzione anche allo spam e la posta indesiderata, non si sa mai che un'email importante se finite nello spam, quindi a queste email bisogna rispondere, altrimenti si rischia di non avere l'indennizzo. Ecco. Quindi attenzione alla posta elettronica. Ti aggiungo un ulteriore elemento interessante: solo per gli obbligazionisti il fondo interbancario ha riaperto la possibilità di far domanda per ottenere l'indennizzo solo per gli obbligazionisti, per eventualmente qualcuno che si è dimenticato di chiederlo. Cambiamo argomento. Intervenuta alla riapertura dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, la direttrice delle Gallerie Estensi, Martina Bagnoli, ci ha parlato del ritorno dei musei riaperti il 3 giugno scorso, un ritorno alla normalità. Sentiamo. Le Gallerie Estensi, come stanno vivendo questo momento di grande difficoltà per tutti, per il mondo anche, delle gallerie, dei musei, dell'arte che si visita? È un periodo molto complesso, molto difficile. Noi siamo aperti, come sa, dal 3 giugno, andiamo avanti. Abbiamo portato in questo compimento in questi mesi dei progetti complessi come la digitalizzazione di parte dei fondi antichi della Biblioteca Estense, che continueremo su questa piattaforma d'avanguardia che usa appunto questo protocollo, il IIIF, che consente di consultare tanti manoscritti sul nostro portale. Abbiamo aperto una mostra che spero tutti vogliano venire a vedere, molto interessante, sulle origini della fotografia, che si chiama L'impronta del reale William Henry Fox Talbot all'origine della fotografia. E qui a Ferrara continuiamo con la nostra cooperazione con il Dipartimento di d'Arte dell'Università di Ferrara, e con cui abbiamo già fatto una mostra che serve anche come formazione, come apprendimento per gli studenti, per, diciamo, sporcarsi un po' le mani con la pratica della storia dell'arte nel museo. E quindi porteremo un altro quadro importante, una tela del Guercino che si chiama Etina Arcadia Ego, che ha inaugurato tutto un filone della storia dell'arte, per cui c'è molto da studiare dal punto di vista della tematica, della storia culturale, della storia della pittura, che si inaugura il 16 ottobre, per cui continuiamo a fare i nostri progetti con grande entusiasmo. Vogliamo solo che il pubblico ci continui a seguire, vogliamo che torni al museo. Il museo è un luogo sicuro. Controlliamo costantemente che le procedure di sicurezza siano a posto, per cui si può venire in tutta sicurezza. Per cui un appello ai cittadini e ai nostri visitatori, ai nostri, diciamo, affezionati che ci seguono, di tornare a trovarci.
Ed è stato inaugurato ieri alla presenza dell'arcivescovo di Ferrara, Giancarlo Perego, la riapertura del cortile dell'abside del Duomo di Ferrara, che è stato interamente restaurato e con lapidi ripulite dalla vernice spray. Una nuova vita, insomma, anche per l'antica sagrestia del 1700, chiusa da prima del terremoto ma ferita dalle scosse, mentre attorno al campanile è stata allestita una galleria fotografica con immagini storiche della cattedrale, un segnale di vita e di cultura attorno al nostro Duomo, la cui chiusura è una ferita aperta, ha detto Monsignor Perego. All'illustrare gli interventi sono stati il presidente del capitolo della cattedrale, Monsignor Ivano Casaroli, e alla presenza del vicario generale Massimo Manservigi, e per l'amministrazione c'era all'iniziativa l'assessore Marco Gulinelli. E adesso parliamo di Coldiretti Ferrara, con tre vincitori su sei categorie, che appunto Coldiretti esce così a testa alta dalla fase regionale di Oscar Green 2020, Ferrara quindi protagonista a questa iniziativa che premia le giovani imprese agricole innovative. Sentiamo. Sono tra i vincitori ferraresi della fase regionale degli Oscar Green, il concorso organizzato da Coldiretti Giovani Impresa, che seleziona e premia i giovani innovatori del settore agricolo, a partire da Stefano Bellini, di Mesola, premiato per la categoria sostenibilità per avere mantenuto le tecniche di pesca in valle unite alla conoscenza e all'utilizzo delle tecnologie moderne per il monitoraggio dei luoghi di pesca nella filiera ittica estensiva. Per la categoria Fare Rete si sono aggiudicati il premio Sebastiano Malaguti e Luca Fiorini, soci di un'azienda agricola di Vigarano Mainarda, premiati per aver coniugato la nuova attività di impresa agricola con quella rivolta all'apicoltura, all'orticoltura e all'allevamento di chiocciole, sia ad uso alimentare, sia per ricavare dalla loro bava anche una serie di prodotti cosmetici, un percorso portato avanti in collaborazione con Unife e altri giovani start-up. Infine il premio nella categoria Terra 5.0 con l'Agripub di Sebastiano Tundo a San Biagio di Argenta, premiato come esempio di multifunzionalità e di filiera dal campo al consumatore finale in diverse modalità, dopo aver rilevato un pastificio per trasformare i suoi cereali e la sua quinoa. Tundo ha iniziato una produzione di quinoa verificata e proprio nei mesi dell'emergenza coronavirus ha aperto un agriturismo dove, oltre alla cucina, si possono trovare i prodotti certificati agricoli di una rete di aziende gestite sempre da giovani imprenditori agricoli. Con tre vincitori su sei categorie, Coldiretti Ferrara esce così a testa alta dalla fase regionale degli Oscar Green edizione 2020. Le premiazioni si sono svolte lo scorso 30 settembre in videocollegamento tra le diverse sedi provinciali dell'organizzazione agricola e hanno visto la partecipazione dei vertici provinciali di Coldiretti e rappresentanti dell'amministrazione comunale di Ferrara. E hanno dimostrato sicuramente, tra l'altro, di essere particolarmente dinamiche queste imprese, quindi questi giovani, e sicuramente il settore agricolo è uno di quei settori che da sempre rappresentano un volano per lo sviluppo del nostro territorio. Questa sera ne è l'ennesima dimostrazione e noi sicuramente come amministrazione faremo il massimo per sostenere anche questo comparto. Un nuovo pontile per l'attracco dei battelli lungo il canale navigabile che corre da Ferrara a Porto Garibaldi per dare impulso allo sviluppo del turismo fluviale è quello inaugurato sabato mattina a Baura, a pochi chilometri da Ferrara, alla presenza dell'assessore regionale al turismo Andrea Corsini e numerose erano le autorità presenti. Realizzato grazie ai proventi di una campagna di crowdfunding, l'inaugurazione del nuovo approdo fluviale si inserisce all'interno di un progetto pilota di mobilità sostenibile intermodale tra terra e acqua nell'ambito del Festival Esterno Verde in programma questo fine settimana. E andiamo adesso in provincia perché il Covid non ferma la Sagra dell'Anguilla di Comacchio edizione 2020, anzi la trasforma fra meno di una settimana l'inaugurazione, ma sentiamo com'è andata questa stagione balneare nel Comacchiese e ai Lidi, e dove in questa coda, diciamo, della stagione si inserisce appunto la Sagra dell'Anguilla.
Settembre è stato un mese veramente positivo, i dati turistici, almeno le prime indiscrezioni evidenziano effettivamente buone presenze anche nei villaggi sulla costa, quindi insomma la stagione è andata meglio diciamo di quelle che erano le prospettive iniziali ad inizio anno, quando ovviamente si temeva un disastro per la stagione turistica. Ottobre quest'anno vedrà tre weekend dedicati alla saga dell'Anguilla. Sapete, abbiamo dovuto spostare l'evento a seguito delle elezioni comunali e speriamo che il tempo ovviamente ci assista. Sarà una sagra particolare che ovviamente terrà conto di tutte le necessità legate alle misure di sicurezza che dovremo adottare per la prevenzione ovviamente del Covid, però sarà una sagra che presenterà degli elementi di novità. Innanzitutto sarà una sagra diffusa, quindi ci saranno diversi punti di somministrazione, non più un grande stand, ma tante location anche nei luoghi più interessanti di Comacchio, anche veramente quelli più magici. Le anguille sono sempre state marinate in una salamoia, quindi il sale è sempre stato protagonista anche nella lavorazione del pesce. Le stene di Comacchio sono state chiuse nel 1984 e per essere poi riaperte nel 2016 nell'ambito di un progetto culturale di valorizzazione anche in chiave didattica di una piccola porzione delle grandi saline di Comacchio, che non potranno più essere riprese, insomma riaperte come in passato, ma questo ci ha consentito di riprendere anche la produzione del sale, un sale artigianale, piccole quantità, quindi un sale che si trova prevalentemente a Comacchio e che arriverà simbolicamente in centro il 10 ottobre alle 10.30, quindi sarà il primo atto della sagra dell'Anguilla. Una barca condotta da due salinari porterà simbolicamente il sale a Comacchio, che verrà poi venduto per tutto il periodo della sagra, poi ovviamente tutto l'anno, e verrà proposto dai ristoranti che elaboreranno il menù della sagra. Quindi ogni ristorante presenterà un piatto a base che avrà come base il sale di Comacchio, quindi che ritorna non soltanto simbolicamente, anche concretamente sulle tavole e in piatti, insomma, di Comacchio. E con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e buona domenica.